Robinson with the left foot pulls it back to John Kerr, the edge of the box. Oh, what a goal! Towards the edge of the box, a little step over, touches it for Tom Kearney under the left foot. Yeah! Bella a tutti ragazzi, qua è Leo e siamo tornati con un nuovo episodio della nostra carriera allenatore con il Fulham. Ebbene sì, siamo qui con il Fulham, siamo qui per andare a prendere il nostro portiere. Non so sinceramente come è andato il sondaggio, perché questo episodio lo registro subito, quindi vi ho un po' mentito. No ragazzi, sto scherzando ovviamente, però andremo a prendere sicuramente il prospetto migliore, su questo non c'è dubbio. Visto che c'è il mercato, io direi di giocare solo due partite, magari la terza la simuliamo se c'è bisogno, ovvero contro il Hull City nella Coppa, perché la dobbiamo passare il turno, e nell'FL Championship contro il Norwich, perché è una squadra veramente tosta, e soprattutto è l'esordio in FL Championship che dobbiamo giocare assolutamente. Magari se ce ne sarà bisogno simuliamo con i rating. Vi lascio un altro sondaggio, stavolta riguardo quante partite fare. Troverete tutte le opzioni che poi vi metterò. Io sarei orientato per fare 3 partite giocate e 2 simulate, per insomma giocare magari le partite un pochino più difficili, quelle più interessanti, e simulare le due. Perché? Perché comunque è un campionato molto lungo, ci sono anche varie coppe, quindi potrebbe essere un po' lunga a livello di stagione. Magari 5 partite a episodio la sfoltirebbero un pochino. Avanziamo, non voglio perdere troppo tempo in chiacchiere, andiamo avanti e aspettiamo i resoconti sui nostri portieri. Offerta ancora per Button, sempre di 960.000, ma ragazzi, per il momento Button non se ne va. Ok, quindi questa è la formazione, scenderà in campo con Kluivert, Fonte, Camara, trio d'attacco, Johansen, Carney, McDonald, centrocampo, Suarez, Duanzebe, Kalash, Fredericks in difesa e il nostro Button in porta, non Jensen, David Button. Ok, eccoci qua al nostro esordio in FL Championship contro il Norwich, una squadra subito tosta da affrontare. Una buona rosa, adesso andiamo a vedere, proprio come ho fatto riti per qualche squadra, voglio vedere anch'io un po' questo Norwich che si presenta con dei giocatori buoni. Tetei a centrocampo, ottimo, Close in difesa, Watkins, Ulan, insomma tanti giocatori di livello, veramente di livello. Non sarà facile, però noi abbiamo una squadra veramente pronta, l'abbiamo visto nel torneo di precampionato, abbiamo vinto 4-1 contro il Cagliari, quindi siamo pronti, carichi a molla per questo campionato, spacchiamo tutto. Fonte vuole andare, c'è Kluivert sulla fascia, Kluivert aspetta ancora Fonte, lo riserva in mezzo, Fonte per Johansen con il tiro, la parata del portiere avversario, la palla ancora buona però con McDonald da fuori area, prova il tiro, c'era anche fallo ma guadagniamo un calcio d'angolo, va bene, palla subito in mezzo, c'è Fonte sul primo palo, la palla arriva invece a Camara, il colpo di testa è di qualcun altro, penso di Kalash, niente da fare però. Fredericks, buono per Camara. Camara in mezzo, ottimo, dai, cosa fai? Tira, dai, 1-0 di Johansen, penso. Non so quanto ci ha messo per tirare, ma l'ha segnato. Ha segnato, è quello che conta Johansen, fa l'1-0 al 36esimo. Buonissimo, ancora Camara, ragazzi, veramente micidiale sto giocatore. Sta iniziando alla grande, anche grazie a lui, questo campionato. Subisce fallo, ma continua l'azione. C'è Carney che si era inserito bene, ma non riesce tenere palla, peccato. Buona palla subito recuperata, Fonte può allargare per Camara, la botta di Camara, dove l'ha lanciata sta palla, e finisce il primo tempo sull'1-0, primo tempo convincentissimo, il nostro Fulham che sta annientando questo Norwich, vedete anche dalle statistiche si possono vedere, grazie, 6 tiri a 0 ragazzi, lo stiamo annientando, dobbiamo continuare così e trovare almeno il raddoppio. Vai Suarez, Suarez per Kluivert, Kluivert se ne va, Kluivert, velocissimo Kluivert, mamma mia, Kluivert può vedere in mezzo Rui Fonte col tiro, 2-0, grande azione sulla fascia di Kluivert, la mette in mezzo per Rui Fonte che trova il 2-0 al 60esimo, partita non dico chiusa ma quasi. Attenzione qui, difesa un po' disattenta ma riesce a chiudere bene Kalash, e sbagliano gli avversari, sono in bambola. Facciamo qualche cambio, qualche giocatore fresco, leviamo magari Camara, rispostiamo Kluivert a destra e a sinistra, mettiamo magari Mollo, e poi voglio velocità anche in attacco, voglio mettere Aite, e infine metterei il nostro carissimo Sissé per Carney, che devo fare un po' riposare, diventa capitano Kalash, anche se in prestito, ma va bene. Sì, mamma mia Kluivert, che qualità, quanta qualità, Kluivert può andare lui al tiro, Kluivert dritto per dritto. Ma dov'è il Norwich? Dov'è? L'abbiamo sotterrato 3-0 al 73esimo.
Che Fulham. Attenzione qui al filtrante. Rafa Suarez che non riesce a chiudere. Palla arriva dall'altra parte. Ancora qualche problema in difesa. C'è il tiro e c'è il gol. Vatto non può farci niente su questo tiro. Sul primo palo di Pritchard. Trova il 3-1. Accorciano le distanze. Ma comunque non ci dovrebbe essere problemi. 5 minuti alla fine. Possiamo comunque amministrare questo vantaggio. Peccato per non aver tenuto la porta invilata. Però ci sta comunque. Norwich si era buttato tutto un attacco. E attenzione perché continua ad attaccare. Non rischiamo, ragazzi. Fredericks forse per l'ultima azione. Fredericks va avanti a lui. Fredericks vede l'inserimento ottimo di Aite. Aite la vuole chiudere lui. Aite 4-1 al 90esimo. Partita che si chiude con il gol di Aite. Entrato, subentrato da Rui Fonte. Quindi ottimo, tutta la squadra gira bene, anche i giocatori che partono dalla panchina entrano e fanno la differenza. Ottimo così, ottimo Fulham. 4-1 all'esordio in FA Championship contro una squadra tosta come il Norwich, ma una delle squadre più indiziate a salire insieme a questo Fulham. Per il momento il Fulham ha fatto vedere di essere di un'altra pasta, quindi attenzione a tutte le altre pretendenti per il titolo dell'FA Championship, perché questo Fulham non si batte facilmente. Andiamo a fare i nostri carissimi allenamenti. Kebano è salito a 74, io lo leverei visto ci ho messo 3 ore per salire ed era proprio vicino così. E andiamo su Gomes, ragazzi, il nostro giovane Gomes che voglio far salire. Dribbling con possesso va più che bene. Potrei mettere in teoria anche Kluivert, però aspetto che Camara arrivi a 70 e poi alleno anche Kluivert. Quindi guardiamo un po' gli allenamenti come vanno. Voglio far salire i nostri giovani. Si sì, è comunque già un 72, quindi è già salito, ma voglio che cresca ancora perché è uno dei pochi centrocampisti che abbiamo giovani, visto che Carney e Johansen hanno già 26 anni e non penso salgano ancora molto. Quindi buono così, va bene, gli allenamenti vanno bene, ufficio è arrivata qualcosa, probabilmente Camara che è contento per aver giocato, bravissimo, mi sento in gran forma, bravo, hai fatto comunque bene, stai giocando veramente bene questo inizio di campionato, quindi ti ho messo più che volentieri. Non arrivano ancora informazioni sui nostri portieri, li aspetteremo. Luca Della Torre è andato in via in prestito, quindi ottimo. Arrivano altre 2 mail. Vogliamo qui un risultato finale su Mere, Gollini e Gomis. Quindi andiamo a vedere un pochino. Mentre Kite vuole giocare, ragazzi. Kite, come faccio a mettere Kite? Vabbè, lo metterò in panchina, magari lo metterò nel secondo tempo. Andiamo a vedere, anzi, dall'ha mercato, non mi interessa da qua, per poterli confrontare un pochino meglio i tre portieri, quindi uno di loro tre ce l'andremo a prendere anche in base a quanto abbiamo, vi ricordo, sui 4 milioni e mezzo, adesso ricontrollo, però 4 milioni e mezzo e 5 mila di stipendio, quindi in realtà anche un pochino meno secondo me, e questi portieri secondo me costano un pochino di più. Guardiamo un pochino, Gollini no, 2 milioni, un 70, ottimo. Meret 10 milioni e Gomis 6 milioni. Io, ragazzi, andrei su Gomis, che è quello più pronto. Ha 23 anni, quello un pochino più anziano tra i tre, però ragazzi, se lo riusciamo a prendere è tanta roba. Io contatterei per acquistare, no, è in prestito, ragazzi, è in prestito. Quindi dobbiamo purtroppo spostarci su un altro portiere perché, ragazzi, mi ero dimenticato che sono tutti e tre in prestito. Quindi non potremo prendere nessuno dei tre al momento, infatti se vedete, stato per acquistare, non possiamo né con Gollini, né con Meret, né con Gomis. Ok, ho cercato altri portieri, però aspettiamo comunque le osservazioni dei nostri osservatori. E intanto andiamo a giocarci questa partita importantissima di Coppa contro l'Hull City. Con una squadra, anzi, stavolta mi ricordo di cambiare il portiere, non proprio titolare. Andiamo a mettere Bettinelli in porta. Difesa con Sessegnon, Rim, Kalash, Odoi. Johansen davanti alla difesa con Sissé, Carney a centrocampo. Mollo, Fonte, Kebano, quindi un ottimo comunque attacco. Non ci sono i nostri nuovi giocatori, anche se penso di mettere Gomes nel secondo tempo insieme a quel Kite che mi ha chiesto di giocare. Non è Dirk Kite, ma insomma un altro Kite a caso. Sissé prova ad andare. Sissé ancora lui. Sissé vuole incrociare. Sissé, mamma mia, alto di poco, ma gran tiro, grande azione di Sissé. Kebano prova ad andarsene ancora lui. Ottimo, palla in mezzo a cercare Fonte. Prova ancora il tiro di Fonte. Che gol ha fatto! Rui Fonte, il portiere, è rimasto immobile, ma anch'io sono rimasto immobile. Non mi aspettavo un gol del genere. Rui Fonte, che giocatore! Ma che giocatore abbiamo lì davanti? Questo qui è un bomberissimo. Dai, da semigirato, botta incredibile, traversa rete, assurdo, da brividi. Gol da brividi. Primo gol nella Carabao Cup, è così. Bellissimo. Guarda, Kebano aspetta ancora Carney.
Carney prova a rientrare, se la sposta sul suo mancino, il tiro a giro vicinissimo anche lui al gol. Sto portiere non è che ci ha inteso tanto per il momento, McGregor. Però, e finisce anche il primo tempo 1-0, buono così, gran gol di Fonte. Non tante azioni convincenti da parte del Fulham, devo essere sincero. Però comunque ci siamo in campo, stiamo giocando bene, molti tiri alla distanza. Devo provare un pochino più a avvicinarmi forse alla porta avversaria. Io farei qualche cambio, sono al 56esimo, farei giocare quel centrocampista lì che mi ha chiesto di giocare, Kite. Ok, lo metterei per Sissé, non per Carney, non la sento di levare Carney. E poi io leverei anche Mollo, metterei Aite, che è fresco, può giocare. Aite a sinistra. Anche Jalot lo metterei per Kalash, che è un po' stanco, faccio riposare visto che comunque c'è anche una nuova partita di campionato presto, quindi far riposare un po' i giocatori è importante. Johansen in mezzo, il colpo di testa che non arriva, la palla rimane lì, mamma mia, vicini al 2-0. Però palla a Chebano, che vede Carney, vede di prima Aite di prima il tiro, ancora alto, non troviamo la porta però. Non lasciamoli segnare adesso, è importante questo vantaggio che abbiamo. È importantissimo. Brutto sto passaggio. Ancora Hull City che avanza. Dobbiamo chiudere adesso. Probabilmente l'ultima occasione per Hull City per pareggiarla. Attenzione al passaggio in mezzo. C'è Dicco, sempre lui. Dicco con la palla bella, palla recuperata qui. E ripartiamo con Chebano. Forse l'ultima occasione per noi, Chebano. Chebano se ne va, Chebano ancora un po' di freschezza, prova a mettere in mezzo per Fonte che non ce la fa più. Finisce così, 1-0, passiamo il turno penso di Carabao Cup, non dovrebbe essere andata e ritorno, quindi dovremmo anche aver soddisfatto il primo obiettivo della dirigenza. 7 tiri, 0 in porta, ottimo così anche perché il gol è attraverso gol, quindi non conta come tiro in porta, però abbiamo vinto ragazzi, 1-0. Sì, abbiamo passato il turno, non so se riusciremo a fare le trattative di mercato entro questa partita. Se non ce la facciamo chiuderemo il prossimo episodio, anzi no, simulerò anche la partita con il Leeds e arriverò fino a questa, e poi il mercato verrà chiuso definitivamente nel prossimo episodio con queste altre 3 partite e le ultime 10 ore di mercato. Quindi io vado avanti, questa partita la simulo, proverei a giocare con la formazione titolare, si sono tutti abbastanza riposati, quindi partiamo con la formazione titolare, simuliamo contro il Reading, siamo fuori casa però noi ce la possiamo fare, ve lo dico, in questo turno, cioè in questo periodo di mercato simulerò qualche partita, poi quando inizia la stagione senza il mercato andrò a simulare solo quella una o due partite in base anche a come vorrete voi. Quindi andiamo avanti, Fonte subito inizia benissimo al 13esimo, 1-0 per noi, nonostante siamo fuori casa. Reading secondo me non è una squadra così attrezzata per l'FA Championship, però Van der Berg si fa ammonire e poi segna al 41esimo, quindi 1-1. Vediamo di non perderla almeno. Entra Sissé per Carney che era un po' stanco, non sta convincendo tanto. Intanto a Luco sul rigore fa il 2-1. No ragazzi, non possiamo perdere, bravo Mollo, non ci sta a perdere. 2-2, quindi pareggio, non male, poteva andare meglio, però d'altronde quando si simula è così che va ragazzi, non vi preoccupate, ci proveremo a recuperare. Siamo comunque ancora terzi con 4 punti. Vediamo un pochino dall'ufficio cosa arriva. Aspetto per il trasferimento di Johansen, ragazzi, 7 milioni e 6 sono tantissimi. Johansen però per me è un giocatore importante, veramente importante, vale 8 milioni. Io ragazzi lo delego, perché lo delego? Perché Johansen in questo inizio di campionato non è che mi sia, non mi abbia entusiasmato più di tanto. Lo delego però, lo do via a un prezzo esorbitante nel caso, perché è comunque il nostro titolare, quindi offerta di partenza. Anche meno di 12 milioni, anche 11 e mezzo, però 9 milioni e mezzo minimo, almeno 9 milioni e mezzo li voglio. Quindi vediamo un pochino cosa dice il Newcastle e andiamo avanti perché abbiamo un'altra partita breve contro il Reading, però abbiamo degli allenamenti da fare. Quindi guardiamo un po' i nostri giocatori se salgono. Gomez è già un 65, ma deve diventare un 80 in due stagioni, deve diventare fortissimo. Quindi Tuanzebe prende una bella B e si avvicina al 74, bravissimo. Sessegnon pure si avvicina già al 69, ottimo. E andiamo avanti, non arrivano ancora informazioni sui portieri che ho richiesto, quindi non possiamo fare trattative al momento.
anche la partita con Leeds la andremo a simulare, nonostante Leeds sia primo con a punteggio pieno, però ragazzi, ospiti a Leeds un po' mi dispiace, ma dobbiamo simulare. Non è proprio la formazione titolarissima, ma quasi. Ho messo Camara perché penso che possa fare bene anche simulando. Quindi simuliamo questa partita, nuova partita del Championship, il campionato è lungo, quindi nel caso anche perdiamo abbiamo tutto il tempo del mondo per recuperare, però vediamo di non perdere, vediamo di almeno pareggiare, ma vorrei vincere questa partita, tanto Leeds è importante. Subito Camara, pronti via ragazzi, ve l'ho detto, Camara fortissimo, questa stagione sarà fondamentale. Camara, pronti via, 1-0, la Soga pareggia 1-1 al 25esimo. Di nuovo siamo partiti bene, però siamo fatti recuperare. Fonte di nuovo ci riporta avanti, stavolta siamo avanti noi 2-1, vediamo di mantenere il vantaggio. Tanti cambi, esce Tuanze, anzi entra Tuanze e mollo, anche se Eiling al 79esimo, un difensore pareggia ed è un altro 2-2 ragazzi, non va bene, non ci siamo, 2-2 di seguito non vanno benissimo. Siamo adesso noni, infatti il nostro overall non è che sale più di tanto. Io ragazzi avanzerei, però se non arrivano istruzioni, cioè qualche osservazione dai nostri portieri, eccole qua, sono arrivate 8 resoconti su Prior, Nuruver, Horvath, Hamilton, Blackman, Pereira, Pico Farrell, Johansen. Johansen, ok, d'accordo. A 10 milioni ragazzi, 10 milioni per Johansen, secondo me ci sta ragazzi, quindi probabilmente andrà via Johansen e dovremo prenderci un centrocampista, però con 10 milioni abbiamo tanto budget per lavorare. Intanto prenderei un portiere, magari non spendendo 10 milioni, ma spendendo quello che abbiamo, ovvero 4 milioni e mezzo. Guardiamo un pochino cosa abbiamo nel nostro hub mercato, quindi portieri. Ok, vedo un 71 da 2 milioni e 8, 22 anni, molto interessante. Pereira, 3 milioni e 6, prende già tantissimo, e Pereira no. Un altro giocatore dalla United, no, assolutamente. Prior, 3 milioni e 4, 16, lui è buono, un 72 già. E poi abbiamo i nostri portieri di prima, che non possiamo prendere assolutamente. Quindi, tra Prior, che è già un 72, 22 anni, 3 milioni e 4, e Horvath, anche lui 22 anni, però è un 71, sono molto vicini, però io andrei a prendere più Prior, anche se prendo un po' di più di stipendio. Non è facile qui, non è facile, andrei su Prior semplicemente per l'overall, però non so cosa avreste fatto voi, scrivetemelo nei commenti cosa avreste fatto voi, sinceramente non lo so. Andiamo a provare questo Prior e vediamo se ce la facciamo a prenderlo. 3 milioni e 4 secondo me è un buon valore. Io andrei sui 2.9, secondo me può essere accettabile, così ci avanza un po' di soldi anche per modificare il budget di stipendi, per poi dargli uno stipendio adeguato. Quindi guardiamo se accettano, troppo bassa, 4 milioni e 7, 5% sulla rivendita, ok, il 5% della rivendita lo posso anche lasciare, però 4 milioni e 7 sono troppi assolutamente. Posso scendere a 3 milioni e 2, però 4 e 7 sono veramente troppi. Se non scendono ragazzi mi butto sull'altro portiere, perché non ne vale la pena per 4 milioni e 7 secondo me. Abbiamo già fatto il prezzo per Pirlo ragazzi, non vogliono scendere, termina trattativa, non mi interessa, vado sull'altro portiere, perché era una cifra esagerata, veramente esagerata. Quindi andiamo fino in cima di nuovo per andare a vedere gli altri, non direi di no, perché abbiamo un 67, 64, non mi ispirano fiducia. Io voglio un portiere già pronto per essere titolare, quindi Horvath può esserlo. No, ho acquistato giocatori di recente, non possiamo prenderlo. Ragazzi, è un po' un problema, è un po' un problema, perché adesso, ora come ora, dobbiamo andare su Drommel, costa 1 milione, Blackman 900.000, è un po' un problema. Dobbiamo andare di nuovo su un altro portiere del United? No, poi prende veramente troppo di stipendio. E l'unico modo è prendere Drommel, inizio la trattativa, 1.700.000, no, troppo secondo me, io gli offro il suo milione che vale e vediamo un pochino. Vediamo Drommel, lo faremo crescere, magari non sarà titolare fin da subito, però è l'unico modo ragazzi.
quindi andiamo con un 900.000 di offerta, avendo già la clausola di rivendita secondo me non dovrebbero trattare più di tanto, una buona offerta, ok. Un aggiunto di una rivendita del 13% è altissimo, altissimo 13%, ma siamo matti, 10% è troppo, 6% avanza offerta, vediamo un pochino cosa dicono, accettiamo questa offerta, bravo, non esageriamo, 6% ci può stare, non è tanto, quindi andiamo a trattare proprio con Drommel. Ok, di stipendio io gli metterei 4.000 e basta, senza bonus d'ingaggio, avanzo offerta, guardiamo un pochino se accettano, valore della squadra 4.500, bonus d'ingaggio di 57.000, veramente spiccioli per noi, quindi accettiamo. Drommel è del nostro club, un nuovo portiere che può crescere insieme a noi, quindi ottimo. Andiamo a vedere subito nella rosa, abbiamo già visto un 67, andrà a prendere il posto di Bettinelli o di Button. Se arriva un'altra offerta magari per Button l'accetterò, perché adesso abbiamo tre portieri, anche se boh, non so bene se utilizzare più Button o Bettinelli. Io direi che la squadra è abbastanza pronta così. Purtroppo se diamo via Johansen ci dobbiamo buttare su un centrocampista, quindi mentre nel prossimo episodio, se va via Johansen, dovremmo buttarci su un altro giocatore. Se no io sono contento già della squadra per il momento, per questo primo campionato va più che bene. Quindi io avanzo fino alla prossima partita per vedere se verrà venduto Johansen. Per il momento non arriva niente, arriva l'offerta per il trasferimento di Kebano, però ragazzi Kebano per me è importantissimo, rifiuto assolutamente, non mi interessa, una buona offerta, 8.700.000, lui ha un valore di 7 milioni, però rifiuto. Aspettiamo questa trattativa con Johansen, perché 10 milioni per lui secondo me è una bella cifra, e potremmo reinvestire di nuovo in un centrocampista assolutamente, perché dobbiamo riprenderci un titolare. Quindi commentate con anche qualche nome per il centrocampo, io vi invito a lasciare un bel mi piace, vi chiedo come sempre i nostri 150 mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant. With a left foot, pulls it back to John Kearney, edge of the box. Oh, what a goal! Towards the edge of the box, a little step over, touches it for John Kearney under the left foot. Yeah!